Non mi era mai importato nulla di quello che mi succedeva intorno, ma settimana scorsa. Tutto il pomeriggio perso. Era la prima volta che guardavo con attenzione il quadro dietro l'altare. Beati loro, come si divertono. Ti sembra un posto per dormire, primo e anche sullo scomodo, e poi io adesso devo chiudere, ora. Chiudere la chiesa? Ma perché? Le chiese chiudono? Le 8:30. Che figuraccia, dormire 2 ore sulle panche di una chiesa. Mi scusi, ho perso il pullman, ora chiamo a casa e mi faccio venire a prendere. Guarda, se hai bisogno di telefonare andiamo là in sacrestia, c'è il telefono. Fai lo 0 prima di uscire perché c'è il centralino, andiamo. Devo aspettare fino alle 9:30, mamma finisce il turno a quell'ora. Se vuole me ne vado, non le do altri disturbi. No, puoi star qui, basta che non ti metta a dormire. In realtà sarei potuto andare da qualche mio amico, ma che figura ci avrei fatto? Non mandava che si sapesse in giro che avevo passato tutto il pomeriggio in chiesa a dormire su una panca. Piacere che abbia colto la bellezza di questo quadro, è una pala. La pala è del Bernardino Luini, è il valore più grande che ha tutto il Legnanese, valore di ordine storico e artistico. A scuola fate storia dell'arte, Luini mai sentito nominare. La peste, no. No, diresti di sì, proprio di no. Beh, allora, in poche parole, Bernardino Luini stava lavorando a Saronno, al santuario della Madonna che c'è a Saronno.
dove ci sono dei suoi affreschi molto belli. Scoppiata la peste, allora lui con la famiglia è scappato, si è rifugiato a Legnano e il parroco di San Magno, quando ha visto la presenza di questo pittore, non gli è sembrata vero che fosse davanti a una grande occasione e gli ha chiesto appunto di dipingere una pala per questa basilica. Nasce così questo quadro nel 1523 e davvero è ammirevole se tu lo guardi con attenzione, non superficialmente, non solo per il disegno, per i colori stupendi, soprattutto per la dolcezza delle figure. Con Luini stiamo raggiungendo della perfezione artistica che poi non si ripeterà più, soprattutto nel periodo successivo, e siamo nel momento classico della pittura italiana. Riconosci qualche figura della pala? Beh, quella al centro è la Madonna col bambino e quelli intorno dovrebbero essere dei santi. Certo, la figura centrale è quella della Madonna dolcissima, con attorno questi angioletti che danzano, che suonano, però se guardi bene anche le altre figure c'è San Giovanni Battista, lo riconosci dal vestito di pelle, era l'uomo del deserto, il grande profeta, poi vedi San Pietro con le chiavi in mano, Cristo gli ha affidato le chiavi della chiesa, poi c'è Sant'Ambrogio, qui sotto a destra c'è lo staffile, era famoso per i suoi interventi sugli eretici, e poi c'è San Magno, il patrono della nostra basilica, una figura molto elegante, hanno ripreso i costumi dei signori del tempo certamente. Però voglio farti notare anche sopra la figura del Padre Eterno, un grande abbraccio che accoglie tutti, è aperto anche a quelli che si addormentano in chiesa e passano tutti dentro la buona volontà paterna di Dio Padre. Per fortuna. E quegli angioletti intorno alla Madonna e al bambino? Carini. Hai fatto bene a notarli, perché anch'io ho qualcosa da dirti in materia. Anzitutto si chiamano putti. Nella storia dell'arte, questi angiolotti. C'è stato qui un ragazzo un po' di tempo fa che ha fatto uno studio sugli angeli e gli strumenti musicali. Sono moltissimi qui in Basilica, molto belli. Io però ti invito a guardare quello là in basso, a sinistra, col flauto. Guardalo bene che faccia da birichino che ha. Secondo me quello lì è uno di quei che perde il pullman. Andare a casa quasi mi dispiaceva. Tutto sommato era stato un pomeriggio interessante, un po' surreale, e soprattutto aveva risollevato il mio morale. Quando salutai il prete e corsi fino alla macchina di mia madre, pensai, forse per la prima volta in vita mia, a quante sono le cose belle e interessanti attorno a noi, a cui non facciamo neanche caso, tutti presi dai nostri problemi e dalla nostra routine. Si può sapere cosa hai combinato? Sono stata a parlare di arte col parroco di San Magno. Sì, come no, la prossima volta invitati qualcosa di più credibile quando vuoi stare in giro. Fate storia dell'arte.